quando la TV è di servizio pubblico e quando diventa un tramite, ad esempio, tra chi cerca lavoro e chi lo offre in un periodo come questo della pandemia, che ha messo in ginocchio anche in Abruzzo tantissime persone. Traguardo lavoro raggiunto, si spera uno di una lunga serie nel corso della trasmissione condotta in diretta su Rete 8 ogni lunedì in collaborazione con il centro a partire dalle ore 21 da Mila Cantagallo e Andrea Mori. Un nuovo format interamente dedicato all'occupazione, un incontro tra domanda e offerta con la partecipazione di attori del tessuto produttivo della regione, persone in cerca di una stabilità lavorativa, in studio dirigenti di grandi aziende, piccoli imprenditori, esercenti, professionisti, rappresentanti di agenzie di lavoro, interinali che illustrano posizioni aperte nelle loro imprese. Nella puntata di ieri, ospiti tra gli altri il professor Gagliano Cocco, psicologo del lavoro, e il direttore risorse umane della AdriLog. Si è dato spazio alla sinergia delle università abruzzesi, il Gran Sasso Science Institute e la regione. Nel corso della trasmissione c'è stata una sorpresa, perché due persone, tra cui un ex dipendente Brioni, che hanno inviato i video curriculum, sono stati chiamati per un colloquio di lavoro proprio dalla AdriLog. Andrea, noi abbiamo una bella notizia adesso, una sorpresa per noi. Abbiamo una notizia in diretta, perché la dottoressa Di Nucci, che è responsabile delle risorse umane di AdriLog, ha visto questi due video CV e ci ha comunicato che il signor De Fabrizis e il signor Carmocci saranno chiamati per un colloquio da AdriLog. Grazie dottoressa. Grazie a voi. Ci emoziona veramente. E questi sono i risultati che ci fanno veramente piacere. Volevo solo ringraziare la dottoressa Di Nucci per l'opportunità che mi dà di poter effettuare il colloquio. Solo grazie, questo. Grazie a te. Abbiamo fatto una carambata. Sì. Una carambata, qualcuno direbbe. Okay. Veramente un fuori programma. Grazie. Ringrazio, veramente gentilissima. In particolar modo cerchiamo degli ingegneri di processo, quindi ragazzi che vogliano mettersi in gioco per poter garantirci quel miglioramento continuo che lo stesso settore ci propone. Inoltre, proprio per il cambiamento legato al digitale, siamo alla ricerca di specialisti nell'ambito dei sistemi informatici. Ma non solo giovanissimi, anche chi è nel mondo del lavoro già da un po'. La trasmissione su Rete 8 alle 21 in diretta ogni lunedì in collaborazione con il centro, e proprio sul quotidiano ogni martedì c'è l'inserto lavoro curato da Andrea Mori. La copertina l'abbiamo dedicata proprio a quelle aziende che hanno i dei profili aperti, parliamo quindi di AdriLog ma anche di Coca-Cola ad esempio, Mila, e parliamo anche di un'altra catena, un grande marchio, la catena di negozi di elettrodomestici. Nell'inserto lavoro ci sono tutte le scadenze dei concorsi pubblici in Abruzzo. Quindi vi invitiamo a registrare il vostro video curriculum e inviarlo a traguardolavoro@rete8.it. Che sono molto più efficaci, uno strumento nuovo ed è molto efficace, come vedete oggi ne abbiamo un esempio. È vero, è vero.